Può stare tranquillo, Mr. Holmes. Sono cose che non succedono a uno come me. Prima o poi arriveranno. Devi solo riprendere l'abitudine a scrivere tutti i giorni, ecco. Già, sta tutto lì, cara. Wendy, forse è bene che tu sappia che quando vieni da queste parti mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione, mi distrai, capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesca a ritrovare il filo. Sono chiaro? Sì. Bene. Mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi il porco piacere di non venire. Tu che ne dici? Ci riesci a farlo? Salve, Lloyd. C'è poca gente stasera. Lei ha ragione, Mr. Torrance. Che cosa prende? Donne. È dura con loro, è dura senza di loro. Sagge parole, Lloyd, bravo, sagge parole. Che cosa sei venuta a fare qui? Cosa ci conviene fare del bambino? Non lo so. Io non credo che tu non lo sai. Sono convinto che tu abbia idee molto chiare per quanto riguarda nostro figlio, Danny, e vorrei tanto saperle anch'io, tesoro. Io credo che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore. Tu
credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? Sì. E quando credi che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore? Il più presto possibile. Il più presto possibile, sì. Jack. Tu hai avuto tempo tutta la tua porca vita per pensarci sopra. A cosa vuoi che ti servono altri 5 minuti ora? Stammi lontano. Ti prego. Non farmi male. Oh, ma che ti fa niente? Stammi lontano. Wendy. Stammi lontano. Tesoro. Luce della mia vita. Non ti farò niente. Solo che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto quella testa te la spacco in due. Quella tua testolina te la faccio a pezzi. Stai lontano. Dammi quella mazza. Wendy. Dammi quella mazza. Dammi quella mazza. Porca. Wendy? Wendy? Sì? Sai, c'è una bella sorpresa per te, cara. Tu non vai da nessuna parte. Vai a dare un'occhiata al gatto delle nevi e alla radio e capirai. Vatti a dare un'occhiata. Faccia dare un'occhiata. Faccia dare un'occhiata. Wendy, sono a casa, amore. Su, vieni fuori. Dove ti nascondi? Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso. Su, apri la porta. Su, apri, non hai sentito il mio toc, toc, toc? Allora vuoi che soffio? Vuoi che faccio puff? Allora devo aprirla io la porta. Sono il lupo cattivo! Danny! Danny!